Sì, Ponti da Venezia. Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, questa è Radio Saiuz, spazio aperto con Antonella E Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera, 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 buonasera a tutti quanti. E salutiamo il responsabile di pianeta oggitv.net, Massimo Bonella da Venezia. Bentrovato Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera anche a voi. Prendiamo la linea da Venezia alle 18:38 con una notizia che ci arriva da pochissimo qui in studio. C'è stata una fortissima esplosione ad Ankara, si parla di morti e feriti, vediamo di capire un po' meglio cosa è successo. Una potente esplosione ha investito un convoglio di soldati nei pressi di un complesso militare nel centro di Ankara, capitale della Turchia. Ci sarebbero almeno 5 morti e diversi feriti, ma il bilancio è provvisorio. Le immagini delle televisioni turche mostrano una densa colonna di fumo che si leva da edifici nel centro della città. La deflagrazione è avvenuta vicino al Parlamento turco e nei pressi dell'edificio dove ha sede lo Stato Maggiore delle Forze Armate turche. Si prosegue sempre dall'estero, Cina, non è una notizia tranquilla. La Cina ha installato un potente sistema di missili terra-aria su una delle isole al centro delle dispute territoriali nel Mar Cinese meridionale. Lo ha reso noto Fox News in base all'esame delle foto satellitari. Lo schieramento di missili, che è un ulteriore passo del rafforzamento militare nell'area, è stato anche confermato dalle autorità di Taiwan. Intanto, Stati Uniti e paesi dell'ASEAN hanno concordato sul principio della libertà di navigazione e sulla risoluzione di dispute in modo pacifico ai fini della stabilità del sud-est asiatico. Nella nota del vertice non si cita tuttavia né la Cina né il Mar Cinese meridionale. Vedremo magari prossimamente di ritornarci su questa notizia. Abbiamo adesso una informazione. Un'informazione a carattere diciamo locale, che poi non è tanto locale perché insomma Venezia è conosciuta a livello mondiale, quindi quando si parla di qualche problema in Venezia, ecco che diciamo un po' tutti come dire tirano le orecchie. E praticamente c'è il solito problema di questo nuovo tram, un tram che è stato fatto viaggiare nella terraferma veneziana su strade molto strette. In alcuni punti, lo ricordo, non c'è nemmeno spazio per una pista ciclabile, ma sembra che queste cose vadino bene. Non so, sta di fatto che dal Corriere del Veneto apprendiamo, faccio un po' una sintesi di questa notizia, autobus in panne. Nuovo stop per il tram, pendolari in attesa sotto la pioggia. L'episodio sul Ponte della Libertà, cioè sul Translagunare, e da settembre sono 151 le fermate forzose. Vediamo di capire un attimo il disagio per i passeggeri. Hanno dovuto infatti attendere sotto la pioggia battente che arrivassero altri mezzi di ACTV, che sarebbe l'azienda dei trasporti locali in Venezia, per arrivare a destinazione. Il disservizio di mercoledì, cioè di oggi, porta a 151 le fermate del tram da settembre, da quando cioè sono entrate in servizio le linee T1 Favaro Veneto Venezia e T2 Mestre Marghera Città. Nei prossimi giorni, tra giovedì e lunedì, dalle 20 alle 6:30, le corse della T1 si fermeranno, si fermano, cioè va riparata la sezione di calcestruzzo che domenica pomeriggio ha ceduto a Venezia, tra Venezia e il Tronchetto. Sabato e domenica invece non circola la T2 perché Veritas, società del verde pubblico, oltre che di acque e rifiuti, deve potare gli alberi in via Cappuccina a Mestre. Questo è tratto, questa notizia, ho fatto un po' una sintesi dal Corriere del Veneto. Per quanto riguarda la nostra testata, diretta dal sottoscritto, vale a dire Pianeta Oggi TV, abbiamo un video in esclusiva, grazie alla collaborazione con Pandora TV.
Il leader yemenita incontra Pandora TV e racconta la gravissima situazione nel martoriato paese della penisola arabica, lo Yemen, la porta del Mar Rosso che intrappola 25 milioni di abitanti nei giochi geopolitici sauditi. Un drammatico appello all'opinione pubblica mondiale e ai giornalisti occidentali: dove siete mentre distruggono il nostro paese? E quindi vi invito a vedere questo video. Poi ci sono altre informazioni anche a carattere locale, laddove siamo presenti con il nostro settimanale con le TV terrestri, vale a dire Telida di Chianciano Terme, Video Telecarni. Ecco, le ricordiamo anche Eden TV, Sites di Treviso, Sites però televisione in questo momento mi riferisco, e quindi Teleiato di Palermo. Dunque, ne ho saltata una, vale a dire Telemare di Gorizia. Dunque, ci sono delle notizie che riguardano il centro Italia, dei comunicati stampa, ad esempio a Chianciano Terme è aperto il carnevale ecologico, quindi ci sono i prossimi appuntamenti per sabato 20 e domenica 21, sempre nel centro storico, nella parte vecchia di Chianciano Terme. Poi c'è un'intervista al noto ricercatore, documentarista, reportagista, molto preparato in materia di ufologia, vale a dire a Piero Giorgio Caria, intervistato da Paolo Gavasso, che è il regista dell'emittente radiofonica, della storica emittente radiofonica di Fontana Fredda, Radio Piper. E quindi poi a seguire, verso il fondo pagina, altri video relativi sempre a questo rumore di guerra che c'è nel mondo. Vi ricordo altresì che questa sera, intorno alle ore 23, dalle frequenze di Video Telecarnia, vale a dire frequenza 690 per tutto l'Alto Adriatico, inclusa anche Istria e buona parte della Croazia, ci sarà in onda il nostro settimanale, quello che accennavo poco fa, e quindi la replica poi sabato alla stessa ora. Mentre per il Veneto e parte della Lombardia fino, diciamo, a Brescia, abbiamo la stessa trasmissione, però in radiata dalle frequenze del canale 86 Eden TV intorno alle 23:30. Bene, è tutto per il momento da Venezia con l'informazione. Alle 18:44 vi restituisco la linea a voi, salutando naturalmente la regia centrale Rosario Moreno, e quindi un saluto anche, vedo, al vostro ospite. Sarà sicuramente una trasmissione interessante. A voi dunque per la conduzione di Spazio Aperto, Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Bene, grazie a Massimo Bonella. In effetti abbiamo l'occasione di introdurre la nostra ospite. Però Massimo, vorrei darti una piccola informazione di servizio nel frattempo. Per la chiusura, se magari riusciamo a lanciare la notizia della cittadinanza onoraria che è stata conferita a Nino Di Matteo, sarebbe carino. Se magari Ah, riesci perfetto. a trovare qualche notizia, in chiusura la diamo. Perfetto, adesso consulto un attimo antimafia2000.com e vediamo di approfondire queste cose. Sì, Nino Di Matteo, cittadino onorario di Milano, perfetto. Allora intanto a voi la linea per la conduzione del programma e buon lavoro. Grazie Massimo, anche a te. Allora, abbiamo questa sera un ospite in studio, quindi niente collegamenti Skype, niente telefono, qui in carne e ossa e anche un po' di capelli, direi. Abbiamo Rossella Malfa, proprietaria del bar dei 100 passi qui a Bari. Benvenuta Rossella. Grazie, Benvenuta, Rossella. grazie, grazie. Rossella è qui questa sera per parlarci della sua esperienza, un'esperienza, una storia che vogliamo raccontare e condividere con tutti voi, perché intanto nel deserto che ci circonda spunta ancora qualche fiore, per cui in una realtà come quella nostra, barese, meridionale, nazionale direi a questo punto, una bella storia di speranza comunque fa bene raccontarla. Rossella, il tuo caffè dei 100 passi, quando nasce e come nasce? Allora, nasce il 6 novembre dell'anno scorso. Come nasce? Nasce dall'incontro con una persona che è diventata una carissima amica, e nasce da un sentimento, dal sentimento della legalità, della trasparenza, del cercare di fare le cose per bene, in maniera seria. E quindi siamo arrivati al 6 novembre con questo sogno che si è realizzato. Il caffè dei 100 passi non è un semplice bar, però. No, no, non è un semplice bar. Il caffè dei 100 passi è anzitutto un presidio antimafia. E poi è una caffetteria, è una libreria, una sala tè e tanto altro, ma è anzitutto un presidio antimafia. Un Sì. presidio antimafia, è un desiderio coraggioso il tuo.
Beh, non lo so, forse, penso di sì, non lo so, però questo era il sogno, questo era il progetto, quello di rappresentare un punto di riferimento in un territorio sicuramente in cui parlare di mafia è impossibile, e in cui il sistema mafioso e la cultura mafiosa sono all'ordine del giorno ormai da tantissimi anni. E quindi noi invece vogliamo farlo, vogliamo parlarne e vogliamo, in maniera forse ambiziosa, dimostrare che si può fare impresa, si può avere una caffetteria e fare antimafia. Cioè, assolutamente, sono estremamente compatibili queste due realtà, fatte in un certo modo. Noi facciamo antimafia, a me piace molto dirlo perché è la verità, a noi piace fare antimafia in maniera quotidiana, con il sorriso, con l'accoglienza attenta nei confronti dei nostri clienti, con la scelta degli ingredienti giusti quando si tratta di preparare dolci e quant'altro. Questo significa anzitutto fare antimafia, e antimafia si può fare, si deve fare anzitutto attraverso il rispetto, la buona educazione, la trasparenza, la lealtà, e poi si può parlare di tanto altro. Ma in questo caffè antimafia credo che ci sia anche una trasparenza del caffè. Sì. Cioè, il caffè è un po' diverso, no? Come si coniuga un caffè trasparente in una struttura antimafia? Qual è la differenza del caffè? Ma la differenza del caffè come presidio antimafia è la legalità e la trasparenza nella gestione anzitutto dell'attività. Quindi questo anzitutto è fare antimafia, il non accettare determinate proposte, e quindi un'antimafia appunto quotidiana, e evitare quello che possono essere l'approccio a facili alibi del tipo: se ti do questo, tu mi puoi dare quest'altro, oppure ti aiuto dandoti questa somma di denaro per fare determinate cose, e poi si crea quel famoso rapporto in cui diventi dipendente e succube. In effetti il caffè, soprattutto da queste parti, ma soprattutto dove c'è molta delinquenza, diventano anche punti di incontro, spesso anche di persone non molto chiare. Credo che il tuo sarà un caffè al contrario, dove ci si potrà incontrare gente diversa che ha voglia di lottare con voi e con il vostro prodotto contro una situazione malavitosa, insomma. Cioè, un caffè al contrario, ecco. Sì, un caffè al contrario. Io quando parlo con gli artisti, con quelli che poi saranno gli autori dei libri di cui poi noi andremo a parlare, con i musicisti e quant'altro, io chiedo sempre a queste persone, guardando negli occhi, ecco perché chiedo sempre un incontro, chiedo a queste persone di abbracciare anzitutto quello che è l'anima, il progetto alla base del caffè. Non si può entrare nel caffè, suonare, parlare e andar via, e quindi avere nei confronti del caffè, nei confronti dell'anima del caffè, un atteggiamento mercenario. Si deve entrare perché ci si sente veramente parte di un senso comune, di una cittadinanza comune, di un fare insieme qualcosa per migliorare la vita di tutti. È chiaro che noi non cambieremo mai il mondo, nessuno l'ha mai pensato e nessuno lo crede, perlomeno noi non ci crediamo, ma sicuramente crediamo che il Caffè dei Cento Passi possa essere un luogo dove si possa creare bellezza. E sicuramente la bellezza e l'amore sono lo strumento principale per battere la mafia. Insomma, se non ho capito male, un ritorno ad un recente passato dove l'incontro al caffè produceva idee, produceva materiale innovativo, produceva del bene. Certo. Un caffè dove ci si incontra per farsi complimenti, per dirsi delle cose belle e non per organizzare colpi o rapine, insomma. No. Tu hai aperto a novembre. Sì, il 6 novembre, sì. Diciamo che è un periodo di tempo ancora troppo breve magari per cominciare a tirare le somme, ma sufficientemente lungo magari per osservare invece il territorio, per osservare le risposte della gente, perché comunque già diversi sono stati gli eventi che tu hai organizzato e realizzato all'interno del caffè.
Sì, secondo te c'è comunque questa voglia di legalità, questa voglia di riappropriarsi di una vita che sostanzialmente i sistemi integrali criminali ci hanno sottratto? Certo. Allora, io ti posso dire che sicuramente c'è la voglia di un cambiamento culturale, dove chiaramente quando parliamo di cambiamento culturale parliamo di cambiamento di mentalità, di sistema, di tutto. Anche di scelte di vita, la tua è un esempio, non lo dico perché sei nostra ospite, ma perché insomma, è indubbio, indiscutibile che in tempi economici difficili come questi, sì, e in tempi come questi durante i quali osserviamo che la criminalità è sostanzialmente lì, sta, proprio si è incollata alle sedie e ai gangli che sostanzialmente regolamentano la nostra esistenza, questo è sotto gli occhi di tutti. Certo. Allora che risposta senti di poter dare rispetto a questo? Ma sicuramente Bari è una città schiacciata, sono più di 20 anni, ma basta guardarla. Io insisto sul concetto di bellezza, perché sicuramente è un concetto che in maniera veloce dà l'immagine di quello che è la mafia, di quello che è riuscita a fare la mafia. È una città abbandonata, una città sporca, una città con i negozi chiusi, con gente che sa soltanto lamentarsi e quant'altro. Noi vogliamo aprirci, vogliamo cercare di far arrivare un messaggio molto chiaro. Siamo tutti, tutti stanchi, siamo tutti estremamente preoccupati, estremamente anche schiacciati e coinvolti da mille problemi. Proprio per questo dobbiamo combattere, dobbiamo resistere e combattere, perché è il modo migliore per stare su questa terra. Penso che sia il senso più bello da dare alla vita di ognuno di noi, e penso che sia anche un dovere di tutti essere un buon esempio per i giovani, per i ragazzi, perché io non ho figli, questa è una cosa che sottolineo sempre perché ci credo, non ho figli ma ne ho 100, 150 mila, cioè ne ho miliardi di figli, tutti noi abbiamo dei figli e quindi tutti noi abbiamo una grande responsabilità. E dobbiamo cercare di seminare qualcosa. È chiaro che non tutti, non da tutti questi semini nasceranno delle piante meravigliose, però io sono sicura che da qualche seme, sicuramente qualche bel fiore nascerà. Verrà fuori. Assolutamente sì. Certo. Tu hai scelto il nome del bar secondo una logica ben precisa, credo. Chiamarlo il caffè dei 100 passi significa ricordare che Pino è impastato e sì, tutto quello che lui ha rappresentato e quanto fosse per lui forte il concetto di bellezza proprio contro la mafia. Assolutamente. Cosa ci vuole secondo te per far arrivare la bellezza della giustizia e dell'equità? Che cosa ci vuole? Ci vuole grande coraggio, coerenza, ci vuole sicuramente un grande sacrificio e ci vuole prendere la propria vita e destinarla a questo, appunto come Peppino Impastato. Il caffè dei 100 passi non vuole essere soltanto un presidio in memoria di un grande uomo, di un giornalista attivista, di un poeta italiano che ha preso la sua vita e l'ha dedicata alla lotta contro Cosa Nostra, morto ammazzato da Cosa Nostra. Uno dei tanti. Uno dei tanti, assolutamente sì. Però ecco, che cosa dobbiamo invece portare nella vita di oggi rispetto al passato? Il suo coraggio, la sua voglia di andare avanti, la sua speranza, la sua resistenza. Questo è assoluto, è questo che questo vuole rappresentare il caffè dei 100 passi. E quindi come intendi portare avanti questo discorso? Cioè in maniera pratica, come intendi produrre cultura, produrre democrazia, recupero dei valori persi nella notte del passato? Come intendi farlo? Allora, noi abbiamo già iniziato e stiamo già portando avanti una serie di progetti che sicuramente alcuni di essi non sono strettamente collegati al concetto di antimafia, nel senso concerti musicali, rappresentazioni teatrali, però tutti sono delle fonti di dura denuncia a quello che viviamo oggi. La condizione delle donne, tutta una serie di situazioni che sicuramente sono ricettacolo di atteggiamenti mafiosi. E poi tanto altro, e poi c'è il progetto di parlare di tante realtà locali, tipo il caporalato, e di portare invece ad esempio tante belle realtà che esistono, che ci sono, fatte di giovani,
che vogliono invece emergere da queste situazioni e portare avanti invece attività legali, attività trasparenti. E quindi stiamo organizzando dei progetti che appunto faranno conoscere alla realtà barese, una realtà molto chiusa da questo punto di vista e non solo, e che ci sono, cioè c'è la bellezza, c'è la pulizia, c'è l'onestà, bisogna soltanto prendere la propria vita e cominciare a fare un bel esame di coscienza. E come può coniugarsi questo messaggio? Cioè in quale maniera può essere mandato il messaggio alla persona istruita, alla persona colta e alla persona costretta a lavorare, all'operaio, al degnissimo, insomma, lavoratore che non ha tempo per aggiornare la sua cultura? Come può essere un messaggio unico per entrambi? Ma io non penso che parlare di antimafia sia un discorso elitario, non penso che il Caffè dei Cento Passi rappresenti un luogo soltanto per alcuni. E io ho sempre pensato in maniera molto onesta che il Caffè dei Cento Passi, la caffetteria, la libreria, la sala tè, potesse rappresentare uno specchio per le allodole, nel senso che attraverso il cibo, attraverso tutti questi strumenti, si arriva a tanta più gente. Quindi non attraverso i circoli, non attraverso realtà che già di loro nascono per essere delle realtà estremamente ristrette, strettamente dedicate, chiuse soltanto a determinati gruppi di persone. Un caffè è di tutti. E infatti il Caffè dei Cento Passi deve essere di tutti. E ahimè, chi entra mi dovrà sopportare, deve ascoltare quello che dico. Sia quando prendono un caffè, chiaramente non tutti accettano questo, e sia quando vengono ad ascoltare la musica, sia quando vengono a ascoltare tante altre cose, autori, rappresentazioni teatrali, devono ascoltare certe parole, certi concetti, e sicuramente ci sarà qualcuno che inizierà a pensare, ma chissà, forse c'è qualcosa di differente. Appena si entra nel tuo bar si capisce subito tutto, cioè non c'è possibilità di fraintendimento, ci sono moniti all'attenzione, dei richiami sparsi un po' per tutto il locale. Credi che sia ancora il tempo delle immagini? Assolutamente sì, l'immagine evoca, le nostre immagini sono dedicate a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, e sono tutti esempi positivi. La gente vive questi personaggi come qualcosa che appartiene ad un altro mondo, ad un'altra realtà, e questa è la nostra vita, la nostra società, e ci dobbiamo ricordare questi signori che cosa hanno fatto per noi, questi grandi esempi d'amore, e altrimenti siamo finiti. A chi possiamo rivolgere la nostra speranza? Ai politici di oggi, agli amministratori locali? Mi sembra molto difficile. Quanto improbabile, infatti, direi. Assolutamente. Quindi sì. Un incontro, incontri diciamo di natura letteraria, incontri sì. Di natura ricchi di cultura, sì. Ricca di messaggi, ricca di esempi, ma anche un posto dove ci si incontra con la gente comune, a cui bisogna mandare questo messaggio che, dicevi prima, non è un messaggio elitario, no. Ma come comunichiamo con chi ha bisogno di messaggi un po' più, diciamo, semplici? Beh, noi stessi abbiamo pensato di portare la radio al Caffè dei Cento Passi, questo sarebbe anche un bel modo per cominciare ad aprire ancora di più il caffè verso i cittadini e parlare di queste cose, parlare di quello che sono delle realtà molto, molto concrete, territoriali della città, i problemi della città. Perché ci sono dei quartieri tipo il quartiere di Apigia in cui da una certa ora in poi c'è il coprifuoco e se ti permetti di entrare con la macchina vieni circondato da 20 persone e se riesci ad uscirne vivo sei una persona molto fortunata? E di queste cose dobbiamo parlare, perché la gente così si sente meno sola, sa che tutti sappiamo, però noi oltre a sapere ne parliamo e cerchiamo di fare squadra, di fare gruppo, di stare insieme, ecco. Di fare comunità, il senso comune delle cose, ce lo siamo dimenticato. Assolutamente, è importante riuscire ad aggregare quanta più gente diversa è possibile, perché il messaggio alla fine è unico,
qui parliamo di un qualcosa che coinvolge la vita di tutti noi, il quotidiano di tutti noi, sì. È stato stravolto, sì. E ci è stato rubato sostanzialmente, certo. Ecco perché è importante sottolineare realtà di questo tipo. Oggi parliamo con Rossella, ma io, ecco, invito tutti gli ascoltatori a magari renderci note di esperienze simili da voi conosciute. Ricordatevi sempre che potete partecipare alla diretta o sulla chat del sito di Radio Saiuz o chiamando lo 0422 1626 622. È fondamentale fare antimafia aprendosi, perché purtroppo viene sempre vista come qualcosa di elitario, di riservato a pochi, talmente complicato da non essere affrontabile nel quotidiano di ognuno di noi, sì. Invece è importante fare antimafia nel quotidiano, certo. Con le scelte che ognuno di noi ogni giorno, ogni momento fa. Giustissimo. È quella la differenza sostanziale. Quindi cogliamo l'occasione anche per informare te, Rosario, visto che ancora non ho avuto modo di dirtelo, e i nostri ascoltatori che nel prossimissimo futuro ci saranno una serie di collegamenti dal caffè dei Centropassi, collegamenti aperti in diretta durante la chiusura del caffè, quindi con gli avventori che entreranno e speriamo vogliano unirsi a noi nelle nostre conversazioni pubbliche collettive, per cui queste sono forse le iniziative concrete di cui si parlava. È roba da più di un caffè, però, eh? Roba da cappuccino. Di un caffè, insomma. Ma tanto nel bar per di Rossella ci vuole, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. A meno che il caffè di Rossella non sia. L'importante è far parlare le persone. Ecco, la gente che deve parlare, perché molte volte la gente non è che non sa, si nasconde. Cerca di eludere il problema perché gli fa comodo così, perché è troppo impegnato, si impegna troppo, insomma, a parlare, anche solo a parlare. Mi capita molte volte di incontrare persone, parlare di mafia, eccetera, anche tra i miei colleghi al lavoro, eccetera, e molti svincolano tutto a mancino, come diceva un noto personaggio di cartoni animati, perché fa comodo così, insomma. L'impegno è una cosa molto gravosa. A meno che quell'impegno non mi porti alla ribalta. Ecco, e allora lì, cosa di cui sentiamo parlare di frequente negli ultimi tempi. Speriamo che Massimo riesca a darci qualche aggiornamento sulla notizia di cui vi parlavo in apertura, cioè Nino Di Matteo, cittadino onorario di Milano. Bellissima notizia quella. Molto bella, perché è molto significativa. Essere cittadini onorari della capitale dell'economia della nostra nazione. E speriamo però che non sia come al solito fumo negli occhi. Certo. Ce l'abbiamo, dopo ve la dico alla fine in coda. Infatti, Rossella, secondo te è possibile ancora oggi che esista un'antimafia di salotto? Beh, oggi fare antimafia è stare molto alla moda, fare molto, ecco. Assolutamente sì, e va di moda fare antimafia. Quindi parlare di antimafia rende il personaggio più, insomma, più importante, più ben visto e quant'altro. L'antimafia vera è ben altro. Io ho avuto l'onore di incontrare Nino Di Matteo. Io sono stata a Napoli, alla libreria Io ci sto, la prima libreria italiana ad azionariato popolare, e ho incontrato Nino Di Matteo per la presentazione del suo libro con Lusi. E ho avuto il grande onore di poter scambiare con lui qualche parola, e ho potuto parlare con lui di questo sogno che poi si è trasformato nel Caffè dei Centopassi. Quando lui ha sentito della Puglia, di Bari, ha detto: beh, siete molto coraggiosi, è sicuramente una terra da smuovere. E quindi, insomma, abbiamo avuto anche il suo benestare. È un compito difficile quello che hai scelto. E si parla tanto di antimafia, ma poco delle donne che fanno antimafia o delle donne nella mafia. Secondo te qual è il ruolo della donna? Come può fare la differenza? Ma noi donne abbiamo delle capacità differenti, non voglio dire migliori degli uomini, delle capacità differenti. Abbiamo per nostra natura un grande senso del sacrificio. E probabilmente è nel sacrificio che le donne possono fare la differenza, e le donne fanno la differenza nel sacrificio facendo antimafia. Abbiamo tanti testimoni di giustizia, e noi a breve presenteremo, probabilmente, non voglio anticipare nulla, un libro proprio sull'argomento.
di donne diventate testimoni di giustizia dopo essere state oggetto di soprusi, di violenze e quant'altro. Quindi sicuramente noi donne possiamo avere un ruolo e abbiamo un ruolo forte, perché abbiamo anche un senso di giustizia molto forte, forse proprio che nasce dal nostro DNA, dalla nostra natura. Noi dobbiamo combattere sempre, e questo è il nostro ruolo, combattere, resistere e combattere. E insomma, questo forse è qualcosina in più rispetto agli uomini, sì, possiamo fare la differenza. E infatti mi viene in mente un'idea, cioè la Puglia sicuramente è all'avanguardia in alcune iniziative, diciamo, innovative, come per esempio il silenzio assenso. Il silenzio assenso, in senso ironico, significa che molta gente ha imparato a stare zitta perché ha paura di parlare, quindi dà ragione alla delinquenza, no? Sì. Cioè un posto dove non solo regna il silenzio perché magari si ha paura, ma anche perché, diciamo, stare in silenzio significa anche contribuire al crescere del comportamento malavitoso. La denuncia assume aspetti sempre meno eclatanti, è sempre un motivo di più di preoccupazione che di diritto e di orgoglio. Tu credi che si possa risvegliare questa necessità, questo motivo di orgoglio, questo bisogno di denunciare, ma non solo all'autorità giudiziaria, ma denunciare tutto quello che non va? Ma io faccio sempre una valutazione, mi capita spesso di parlare con i miei clienti, amici clienti, ed è una considerazione che poi vedo di fronte a me, quando io dico certe cose, vedo questi occhi sbarrati, molto perplessi. Ma noi ci rendiamo conto che nel silenzio noi siamo corri di tutto quello che accade? Perché molto spesso noi abbiamo l'idea che la nostra indifferenza ci permetta di essere distanti e quindi di portare avanti una propria vita, il proprio lavoro, la propria famiglia tutelata da chissà che cosa. Esattamente il contrario. E significa essere complici di tutto quello che accade, complici anche della rovina del futuro che poi si dà ai propri figli. Io ci credo molto, non voglio essere un ottimista a tutti i costi perché non mi piace, però ci credo, perché vedo che poi la gente, quando, non tutti, però ti ascoltano, però fanno le loro valutazioni, si rendono conto che quando gli parli col cuore, gli parli perché ci credi veramente, perché lo fai ogni giorno. Però glielo devi sempre dimostrare, cioè devi essere coerente, devi essere sempre, costantemente, ogni attimo trasparente, devi spiegare, devi raccontare. Io lo faccio anche attraverso il cibo. Una cosa che non tollero, che non sopporto, quando si entra negli altri caffè non ci sono scritti gli ingredienti, la gente non ti guarda negli occhi, non ti guarda in faccia, butta questi piattini, queste tazzine. Da noi non è così. Io spiego sempre che cosa c'è nel cibo che si mangia e la gente mi ascolta, quindi significa che la gente è pronta ad ascoltare. Anche perché in molti bar non me ne vogliano i commercianti, ormai si è persa l'abitudine non solo di dare un caffè discreto o quasi buono, ma anche quello di rilasciare lo scontrino. Beh, quella è una delle tante piaghe che vige come regola nella nostra città e non soltanto nei bar, Ugo, esiste ovunque. Però qui tu potrai sicuramente sostenermi. Quante volte noi anche affrontiamo... Io lo chiedo sempre al titolare, dico dammi lo scontrino perché se no fuori c'è la finanza e vengo multato, insomma. No, invece così. Noi li facciamo, però li lasciano sempre sul bancone, allora noi li conserviamo, come ci ha detto il nostro commercialista, fino a fine giornata. Però siamo anche noi, anche colpa nostra, anche una nostra responsabilità. Quante volte io stessa, ecco così, faccio già mea culpa, come giusto che sia, quante volte io vado, mi reco per una visita specialistica e non chiedo la fattura, oppure se la chiedo e vedo delle difficoltà desisto. Questo è fare mafia. In quel momento io sono correa di quel sistema. Infatti questo è un sistema da cambiare e sicuramente ci vorranno molto tempo. Io spero anche che ci sia bisogno anche di molti bar 100 passi
e che questi bar siano tutti così spinti dalla vostra stessa voglia e iniziativa, con tutte le stesse caratteristiche, anche perché diciamo l'involuzione è stata piuttosto lunga ed è anche piuttosto marcata. Il percorso al contrario non credo e spero che non sia altrettanto lungo e difficile. Ma lungo e difficile, io lo vedo difficile, lungo non lo so, lungo non penso, perché mi accorgo che molti giovani, il nostro caffè è frequentato da tanti ragazzi, da tanti studenti, che è una cosa bellissima, e si trattengono ore e ore a studiare, e li vedo invece molto consapevoli, contrariamente a noi adulti, che ancora facciamo finta di non capire o di non sapere o di non conoscere. Quindi penso sicuramente dura sì, perché è un sistema radicato, perché è un modo di vivere ormai da millenni, però ce la possiamo fare. Insomma, questo è un percorso che tutti noi dovremmo fare, insomma, al contrario. Cioè, abbiamo una classe politica nella maggior parte dei casi che contribuisce non solo a togliere il futuro, ma anche la speranza del futuro. E abbiamo invece gente come te che vuole coltivare dei semi che possano poi dare dei frutti. È una società che sembra che abbia delle regole al contrario e sembra che nessuno se ne accorga. Questa, diciamo, mancata visione di quello che è la realtà, quindi tu credi che si possa prima o poi esternarla, renderla più evidente? Ci sarà questa possibilità, anche se magari non abbiamo bisogno di aspettare molto tempo? Allora, io penso una cosa, io continuo sempre a ripetere lo stesso concetto. I nostri governanti sono quelli che sono. Io ritorno sempre sul concetto di bene comune, di senso comune, di comunità e quindi di cittadino. Noi esercitiamo il diritto di voto, ce lo siamo dimenticato. Basta ma i voti si comprano. E lo so. Ormai si comprano dopo. Ma si comprano e siamo noi che li vendiamo. Qualcuno li compra. E qualcuno li vende. Che li vende. E siamo noi che li vendiamo, siamo noi cittadini. Quindi io penso che si debba iniziare a fare antimafia dal livello più basso, cioè da noi. Inutile guardare troppo in alto. Se guardiamo troppo in alto ci creiamo tutti mille alibi. Ah, quello fa così, quello governa così, quello ruba i soldi e via discorrendo. Guardiamo la nostra vita, guardiamo quello che noi possiamo fare per la città. Cominciamo a sporcarla anche un po' di meno. Questo sarebbe anche un modo un po' più pulito per poter poi essere e riconoscerci il diritto poi di parlare di antimafia, attenzione, perché non è che noi dobbiamo parlare di antimafia e poi salutarci questa sera e uscire da qui e non emettere scontrini, buttare le carte a terra e via discorrendo. Noi abbiamo un dovere grande, una responsabilità grande. Certo che si può fare, come no? Si deve fare, lo possiamo fare. Infatti questo percorso di cui parlavamo, l'esempio di cui tu facevi riferimento, è proprio indicativo di un percorso al contrario, cioè il percorso educativo di ognuno di noi deve nascere da dentro di noi. Non abbiamo più, la speranza di avere dei riferimenti ormai è persa, ma non abbiamo più dei riferimenti a cui guardare per poter poi fare nella stessa maniera. Immagina quale percorso difficile ognuno di noi deve fare, cioè deve andare dentro di sé, deve trovare le regole giuste e magari andare anche controcorrente, perché quello che accade è esattamente il contrario. Sì, è così, è vero, è così. Ma allora io dico una cosa nel mio piccolo, il Caffè dei 100 Passi per me sicuramente rappresenta una scelta di vita, ed è una scelta di vita che vuole dimostrare nel mio piccolo che oltre che parlare si può fare. Ogni giorno, ogni mattina, con grande sacrificio, con grande impegno, anche con le giuste e dovute ahimè delusioni, ma si può fare. Io non ho niente di più di nessun altro, non sono miliardaria, anzi. ma il caffè da voi che prezzo avete? Avete un prezzo popolare? Insomma, si può dire qualcosa su questo caffè? Quanto costa questo caffè? Gli 80 centesimi. Standard. Credo è che l'unica cosa standard che c'è nel caffè. Credo che la miscela sia anche una delle migliori, insomma.
anche perché prima si sentiva l'odore del caffè, adesso abbiamo perso anche quello. No, da noi si sente il profumo del caffè, si sente il profumo dei dolci appena sfornati, si sente il profumo, si sente il sapore di tutto, del cibo e dei pensieri, di tutto quanto. Anche il fresco profumo di libertà. Assolutamente, certo. Il fresco profumo di libertà non può mancare. Eh beh, assolutamente. No, assolutamente. Ma no. A parte il caffè, voglio dire, in questo bar gli avventori cosa trovano? Hai detto prima che ci sono altre bibite, insomma, c'è possibilità anche di mangiare qualcosa. Insomma, parliamo un po' anche di cose un po' materiali. Parliamo di cibo. Struppa, struppa, sempre alla ciccia arriva. Si può mangiare qualcosa noi almeno da voi? Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto una scelta, anche questa penso abbastanza coerente, nel senso che stando molto attenti agli ingredienti, agli alimenti scelti, noi non vendiamo succhi di frutta confezionati. Quindi da noi si possono bere soltanto succhi di frutta e verdura freschi. Non vendiamo bibite classiche che fanno molto male, che sono veleno, ma soltanto bibite biologiche. Non si trovano le patatine fritte, perché ci sono io che cucino. Ah, che bello! Che bello! E i prezzi come sono? I prezzi sono giusti, sono onesti. Sono onesti, sì. Parlavi dei ragazzi poco fa. Sì. E noi sappiamo quanto i ragazzi, il loro destino, il loro futuro, la loro formazione, forse sì, a cuore di Paolo Borsellino, dello stesso Giovanni Falcone, sì, e quanto anche lo stesso Pechino in passato abbia dato tanta importanza al concetto di bellezza, di pulizia, eccetera. Sì. Ora, oggi questi ragazzi sono immersi in un Matrix, sì, è una realtà parallela a quella che sostanzialmente viviamo. Sì. È un bel giorno, se non si ravvedono un po' prima, sì, corrono il rischio di prendere proprio la tramvata classica, no? Perché diranno, oh santo cielo, pensavo fosse questo, in realtà è quest'altro. Sì. Allora, questi ragazzi che ai più possono apparire così scollegati, quanto secondo te riescono ad assorbire il concetto di antimafia, a riportarlo poi nella loro vita? Perché va bene, parliamo di richiesta di pizzo, sì, parliamo di azione delle donne nell'antimafia, sì, ma c'è il bullismo nel mondo dei ragazzi. Certo. Il bullismo è un'altra forma, se vogliamo, di cultura mafiosa, di cultura comunque della prevaricazione. Certo. Quindi come riusciamo, secondo te, a comunicare con ragazzi che vivono una realtà così difficile? Hai detto bene, Antonella, hai usato un termine molto importante, comunicare. Allora, il bullismo e tante altre realtà molto pesanti, molto tristi, nascono da una mancanza di comunicazione. E i ragazzi, io noto un grande isolamento, ecco perché quando arrivano al caffè si ha sempre il piacere di coinvolgerli in mille argomenti, e devo dire che loro sono delle spugne, loro ascoltano, interagiscono, dicono la loro, perché si sentono ascoltati, si sentono rispettati in quel momento. Molto spesso questo non accade neanche all'interno delle famiglie. Oltretutto, mi permetto di dire, è una mia personalissima opinione, il modello classico di famiglia, ahimè, è fortemente deludente, quindi dobbiamo rivedere tante cose. Io penso che la famiglia sia dove c'è effettivamente amore, capacità di ascoltare e capacità di rispettare la libertà di questi ragazzi, e quindi di non sottoporli a tensioni o a modelli che loro non accettano. Dobbiamo scegliere i loro strumenti di comunicazione. Loro comunicano tramite WhatsApp, tramite Facebook, loro comunicano in 30 secondi. Noi dobbiamo usare quegli strumenti per dirgli altre cose, e quindi anche questo nostro bellissimo progetto di portare alcune puntate di Radio Saiuz all'interno del Caffè dei 100 Passi significa portare ragazze ad ascoltare questi argomenti, significa, penso, chiedere a questi ragazzi quali sono i loro problemi, non i nostri problemi. Esatto. Noi parliamo sempre di noi, parliamo della politica, di quello, di quell'altro, ma di loro quando si parla veramente. Infatti dobbiamo incominciare a dire anche ai ragazzi che TVB bisogna toglierlo, insomma. TVB significa ti voglio bene, magari sì, lo possono scrivere per intero, oppure magari Carax senza mettere il K, insomma, voglio dire, qualche cosa un po' possiamo anche aggiustarla, no? Sicuramente. Pure parlando sì, il loro linguaggio, inseriamo qualcosa di nostro, insomma. Certo, sicuramente. Che è sempre ben collaborato. Ci dobbiamo integrare. Assolutamente sì. Rosario, volevi dirci qualcosa? No, ti ho girato due messaggi. In chat, un anonimo e poi c'è Alessandro. Sono due cose pratiche.
Due domande sì, pratiche. La dunque, Anon 3327, forse mi è sfuggito, ma in quale via si trova il caffè? Ah, è vero, non l'abbiamo detto, non è sfuggito. Dunque, la città è Bari, lo ripetiamo. Sì, è in corso Benedetto Croce numero 18. Quindi in prossimità della stazione delle sì, ferrovie. Vicinissimo, a un passo dalla stazione. Di fronte al Rossano. Sì, di fronte all'ex caserma Rossano. Ecco, per chi è di Bari sì, sicuramente lo sa. Sì. Poi, Alessandro, ma gli eventi che create vengono pubblicizzati e dove? Allora, vengono pubblicizzati sulla nostra pagina di Facebook. Quindi basta andare sul Caffè dei Cento Passi, Bari, e trovare tutti gli eventi, poter cliccare anche sull'icona dove, dalla quale poi si possono ricevere gli aggiornamenti sugli eventi. Quindi ci sono anche le newsletter? E non ancora, però ci possono anche scrivere caffedecentopassibari@gmail.com oppure venire al caffè, venirci a trovare e noi gli raccontiamo tutto. E quando ci saranno i collegamenti in diretta con Radio Saiuz, naturalmente avranno tutti quanti la possibilità di partecipare via streaming, quindi sono degli eventi da tenere sott'occhio, insomma, da stare attenti. TVB e TVB Belgrado, Bonella, cos'è, una battuta? No, TVB era il logo di TV Belgrado, di TV Beograd, no? Che appunto giustamente dobbiamo togliere via questi TVB, sennò non si capisce mai, è giusto? Allora, TVB è un linguaggio dei ragazzi, insomma. Sì, no, è appunto. Rasento la disperazione, Bonella. È come TQB, niente. È come TQB, tanto quanto basta. Sì. Piuttosto vi chiamavo perché c'è una notizia dell'ultimo momento che la sta lanciando anche il televideo. Adesso c'è una botta risposta, parliamo di Salvini, c'è di mezzo la CSM. E dunque il video, visto che siamo in tema di legalità eccetera, allora il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, è intervenuto durante il plenum sull'attacco da parte di Salvini, che ha definito la giustizia una schifezza. Non abbiamo bisogno di una nuova stagione di scontro tra politica e magistrati, ha affermato Legnini. La tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle toghe è un dovere costituzionale delle CSM, Consiglio Superiore Magistratura, e per questo abbiamo anche il dovere di stigmatizzare quelle gravi e offensive espressioni, ha concluso Legnini. Ecco, a voi dunque se volete fare dei commenti su questa notizia. Vuoi fare dei commenti su questa notizia, Rossella? E che commenti si possono fare? Non si può. No, penso che non si possa. No, no, meglio di no. No, io non sono molto... È chiaro che seguo, ascolto e ho un'idea molto chiara di solito, però preferisco anche distaccarmi da queste situazioni, perché questo è un modo per prendere, per recuperare l'attenzione di tutti e portarla altrove, è fatto apposta per entrare in questi pollai mediocri e quindi evitare che poi noi si possa pensare, organizzarci, fare altro e fare tanto altro di buono. Quindi è meglio mantenere le distanze, le dovute distanze, una sana distanza. C'è un'altra domanda, sempre da un anonimo in chat. Non vi sentite politicizzati? Intendo, è rivolto a qualche area politica, credo si riferisca al progetto del Caffè dei Cento Passi. Rispondo facendo io una domanda: in che senso ci sentiamo politicizzati? Cosa significa sentirsi politicizzati e fare antimafia? Perché ogni volta si cerca sempre di unire realtà come il Caffè dei Cento Passi, che non è l'unica ma ce ne sono tante altre, certo, con la politica? Attenzione, fare politica è una cosa sana, non dimentichiamocelo, e fare politica in modo mediocre, in maniera scorretta, in maniera vile, in maniera sporca, e fare politica male, ma fare politica è un dovere di tutti i cittadini, quindi è una cosa che facciamo ogni giorno tutti io faccio quanti, ogni giorno, certo, anche in questo momento non sto facendo facciamo politica. Il Caffè dei Cento Passi fa ogni secondo politica, anche quando preparo un caffè fa politica. E io se entro nel tuo bar faccio politica piuttosto che andare in un altro e faccio la stessa politica, cioè se entro nel tuo bar faccio un tipo di politica, se entro in un altro faccio altro tipo di politica, è
giusto? Ma e anche la scelta, concetti, anche certo. La scelta ha, una, ha un significato. Dipende anche dalle strade che percorro. Se decidi di andare nel bar dove ci si incontra per fare, per organizzare delle, delle cose truffaldine, faccio una scelta. Se vengo da te invece parlo di, anti, di antimafia. E ogni percorso nostro fa, ogni passo, come dicevi tu, significa fare politica. Assolutamente, fare politica è una cosa sana. Ecco, però il discorso, il concetto di indipendenza, credo che non debba essere confuso con quello di dipendenza. Sì, certo. Ecco, perché se c'è qualcuno che è indipendente, sì, credo che gli altri non debbano essere dipendenti. Certo. Facendo riferimento alla indipendenza di una categoria di lavoratori, io credo che anche gli altri debbano avere almeno un'indipendenza ideologica, un'indipendenza, certo. Che ne pensi? Assolutamente sì, noi siamo una realtà indipendente. Il Caffè dei 100 Passi per scelta non ha mai voluto e non vuole legarsi a realtà assolutamente rispettabili già presenti da anni sul territorio italiano. Noi in questo siamo indipendenti, ma dove l'indipendenza significa libertà di espressione e dove fare politica significa libertà di espressione. Non vedo cosa ci sia di male, anzi, penso che sia una cosa molto... Ma si confonde il concetto di politico con il concetto di politicante. Cioè, noi abbiamo, allo stato attuale, al governo, dei politicanti. I politici sono un'altra roba, sono gente che ha appartenuto magari al passato, purtroppo, certo, parecchio, parecchio lontano. Noi non abbiamo una classe politica, abbiamo una classe di politicanti, di gente che è lì a fare non si è capito bene ancora cosa, visto che con tutte le emergenze che abbiamo nel paese, naturalmente le coppie di fatto hanno tutti i loro diritti, ci mancherebbe altro, ma il nostro paese annaspa, certo, e annaspa gravemente, seriamente in quasi tutti i suoi settori. Certo, assolutamente. Ci rendiamo conto delle esigenze di ogni essere umano e di ogni individuo, ma se siamo arrivati al punto di dover legiferare anche sul fatto che chi mi è stato accanto per una vita, una volta che io decedo, non ha diritto nemmeno a decidere dove devo essere sepolto, se devo essere cremato, credo che si sia molto lontani dal concetto di civiltà. Assolutamente sì. Marica, quindi credo che si sia risposto alla precisazione di Anonimo 4663, intendevo legato a qualche partito. Non è legato a nessun partito. Poi, Marica, la politica del Caffè dei 100 Passi è la politica della legalità, non la politica sporca a cui siamo stati pian piano abituati. Complimenti a Rossella e alla meravigliosa realtà che conosco, ammiro e sostegno. Marica. Grazie. Grazie. Non si può dire molto di più. No, noi siamo questo e vogliamo dimostrarlo ogni giorno. Chiunque può entrare al caffè, chiunque può vedere quello che facciamo, chiunque può verificare senza problemi. È difficile, molto difficile nascondere qualcosa. Chiunque può entrare in cucina e vedere me che preparo. Testarelli. Assolutamente, che mi diverto tantissimo a cucinare. Già vengo, eh. No, una domanda importante che credo vada fatta e va data informazione a tutti gli ascoltatori. Presso il vostro caffè si può fare un abbonamento, insomma. Un abbonamento a carnet di assegni. Per fare un carnet per i caffè. Assegni per i caffè. Esatto. È possibile, sì. Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato con una promozione relativa al tè, perché il tè io penso che rappresenti nell'immaginario e non soltanto, ma anche nella realtà, un momento di grande armonia, un momento in cui il tempo si deve fermare, e al Caffè dei 100 Passi il tempo si ferma. Quindi abbiamo pensato di realizzare questi raccoglipunti, queste tessere, dove raccolti un certo numero di punti si hanno degli omaggi, oppure, cosa ancora più intelligente, ahimè, no, si può avere uno sconto sull'ingresso ad eventi culturali. Ah, beh, oppure sugli acquisti dei libri, ecco, su tanto altro. Benissimo. In modo tale che, insomma, circola, la cultura deve circolare. Beh, ma la cultura non col K, quella cultura snob, quella puzzetta sotto al naso. No, attenzione, perché la cultura non è così. Come ci hanno voluti convincere di tante altre cose, ci hanno convinti anche del fatto che la cultura è un bene. Non è assolutamente vero, è un bene accessibile a chiunque. L'informazione, la cultura, la voglia di capire dove siamo e che cosa accade attorno a noi, ognuno di noi lo può fare.
ribadisco, organizzeremo delle trasmissioni in diretta dal Caffè dei 100 Passi, non solo per Osservatorio Antimafia, che è la trasmissione che ogni mercoledì va in onda su Sirius alle 22, ma organizzeremo delle vere e proprie serate a tema, dove ci sarà la possibilità davvero per tutti di intervenire e, se possibile, anche di riuscire insieme a trovare delle soluzioni, perché io credo che la chiave di volta del Caffè dei 100 Passi sia proprio questa: la voglia non solo di capire il problema, ma di fornire una soluzione. Assolutamente. Come dice il dottore, la diagnosi c'è già, ora ci vuole la cura. Certo, ci vuole la cura adesso, perché la cura non c'è. Ma io volevo dirti un'ultima cosa, perché penso che dobbiamo passare la linea massima. Se la gente viene nel tuo caffè, è obbligata a prendere per forza la consumazione, o può stare seduta, insomma, ecco, cioè, può succedere. Questa è una bella domanda, eh? Questa è proprio una bella domanda. Succede già anche questo. Ah, succede. Succede perché Rossella mette a disposizione anche dei volumi che i consumatori possono comunque consultare, leggere, fermarsi. Insomma, è anche un modo per riappropriarsi dei propri tempi, dei propri ritmi e delle proprie passioni. Io però devo passare adesso la linea a Massimo Bonella, perché sono le 19:32, tardissimo, e dobbiamo dare la notizia sul Mulino di Matteo. Te, Massimo. Sì, benissimo, prendiamo la linea da Venezia, da Pianeta Oggi TV, alle 19:32. Volevo precisare anche una cosa: è il bello proprio, no, di essere apolitici su questi argomenti, o meglio, la politica la si fa tutti i giorni, d'accordo, nel coordinare le cose, le scelte, eccetera, però essere, come dire, apolitici nel senso apartitici, cioè fuori da ogni partito, non siamo né blu, né verdi, né bianchi, né neri. Questo vale anche per le nostre redazioni, la nostra è stata Pianeta Oggi TV, da dove sto appunto parlando, Radio Science, che insomma, noi abbiamo solamente come dire, l'interesse a far emergere quelle verità che sono nascoste, far chiarezza ad esempio sulle stragi, mi viene in mente ad esempio Bologna e così tante altre, cioè, e dare insomma la parola ai cittadini, che venga spiegato perché ad esempio si fa fatica a arrivare a fine mese. Io infatti a volte sento dei miei colleghi che conducono dei telegiornali che sono praticamente di tutto costume, arte, spettacolo, eccetera. Io invece direi: bene, allora diamo la parola ai cittadini, o meglio, spalanchiamo gli studi dei telegiornali e facciamo accomodare i cittadini e che raccontino come si fa a vivere in questo paese che è stato messo in ginocchio. Un'Italia che non merita, perché noi siamo un popolo creativo, siamo un popolo dinamico, siamo un popolo che ha una storia eccezionale. Quindi queste cose qui sono, questo che sta accadendo con questi governi maledetti, sono cose inaccettabili, che noi le respingiamo, non riconosciamo queste politiche addosso alla gente che ha difficoltà di vivere. Ad esempio, faccio un esempio molto semplice: non sappiamo più se arriveremo vivi alla pensione. Questo lo dico sempre, perché io spero che veramente gli arrivi a quei personaggi che hanno fatto una politica così devastante, una politica così vergognosa, una politica mi viene da dire anche che sa cattivo odore, una sporca politica, eccetera, perché è impensabile che uno deve lavorare dalla mattina alla sera tutti i giorni e non sa nemmeno poi alla fine se si può godere un pezzettino della vita che gli rimane. Ma siamo chiari, su 19:35 vi diamo una notizia invece positiva che riguarda un magistrato che io ho conosciuto, ho intervistato a Venezia, un magistrato che purtroppo viene isolato appunto da queste istituzioni. Basti pensare che quando c'è una conferenza non c'è mai una televisione che venga a riprenderlo, a intervistarlo. È venuto a Venezia nell'ottobre scorso, ottobre è venuto a Venezia e non c'era una testata giornalistica, e sì che qua nel Veneziano ce ne sono, insomma, carta stampata, televisione, radio e magari anche qualche suo collega. Quando è venuto, e mi riferisco a Nino Di Matteo, magistrato di Palermo, che prende su di lui una minaccia molto seria da parte di Totò Riina, e sappiamo che quando questo cancro mafia manda delle minacce, poi effettivamente le porta a termine. E quindi, ecco, siamo preoccupati per questo magistrato che sta difendendo quella parte
legale, quella parte diciamo sana di questo Stato italiano. E dunque, allora, vediamo di prendere intanto la notizia, la fonte è dalla rubrica Mafia News di Antimafia 2000, che ricordo è diretta da Giorgio Bongiovanni, personaggio noto in tutto il mondo anche per altre cose, un personaggio che osserva anche quella che è la politica estera, cosa sta succedendo in questi ultimi tempi, questo rumore di guerra, questi strani giochetti a livello internazionale, ecco. Quindi troviamo questa notizia dove dunque c'è anche un video, vedo, dal titolo Il PM Nino Di Matteo è cittadino onorario di Milano. Dunque, faccio un po' una sintesi, la seduta consiliare di lunedì 15 febbraio si è chiusa col miglior esito da noi auspicato e atteso da parecchi mesi. Dopo una prima approvazione all'unanimità da parte della Commissione Antimafia del Comune di Milano il 18 luglio scorso, poco prima delle 19.30, il Consiglio Comunale ha infatti approvato con il voto unanime dei 32 presenti la delibera numero 227 per il conferimento della cittadinanza d'onore al magistrato Nino Di Matteo. Aggiungo ancora una cosa, una proposta nata dall'iniziativa di alcuni cittadini con la partecipazione di Agende Rosse Milano attraverso una lettera appello sottoscritta materialmente da 393 persone e consegnata a brevi mani il 21 aprile 2015. Ecco, non so se volete fare un breve commento, poi io vado con le ultime. Hai detto tutto, Massimo. Bene, allora posso proseguire. Okay. Va bene, i commenti li faremo durante l'osservatorio antimafia, Massimo, alle 22. Ah, benissimo, che poi c'è la trasmissione quella proprio specifica su questo argomento. Allora, io ricordo che c'è stata una forte esplosione ad Ankara, si parla di almeno 5 morti. Allora, in sintesi, anche qui una potente esplosione ha investito un convoglio di soldati nei pressi di un complesso militare nel centro di Ankara, capitale della Turchia. Ci sarebbero almeno 5 morti e diversi feriti, ma il bilancio è provvisorio, quindi è una notizia cosiddetta in corso. Volevo dire un'altra cosa, l'appuntamento con il settimanale televisivo Pianeta Oggi Report questa sera, per chi diciamo ci segue dal Veneto attraverso le frequenze canale 86 di Eden TV, che poi diciamo arriva anche in Lombardia fino a Brescia, e questo intorno alle 23.30, mentre un po' prima intorno alle 23 sulle frequenze di Video Telecarnia per tutto l'Alto Adriatico, Istria inclusa, una buona parte della Croazia. Dunque abbiamo creato un po' questo circuito, il circuito Pianeta Oggi TV, insomma, anche noi sappiamo fare, no, i nostri network, come ha fatto qualcuno negli anni 80, rubando un po' tutte le frequenze delle piccole TV locali. In modo diverso, Massimo, eh? Eh sì, beh, questo è un modo più forse genuino, diciamo così, Antonella. Giusto? Sì, diciamo così. Va bene, diciamolo, alle 19.39, siamo in ritardo naturalmente, ma questo il nostro regista lo sa, ci conosce, quindi ormai... Sì, vi conosco. Ma una cosa però, scusate un attimo, visto che colgo l'occasione che avete l'ospite in studio lì a Bari, ecco, sì, quando ci saranno queste serate, se dunque dal Caffè 100 Passi potesse partire una, come dire, una streaming da poterla anche rimettere in onda noi. E ci stiamo organizzando per quello, eh? Sì, assolutamente. Sì, grazie. Sì. Bonella. Va bene, dai. Sono le 19.40. Salutiamo la nostra ospite. La grazie, ringraziamo. Grazie. Rossella Malfa. Ricordiamo il Caffè dei 100 Passi a Bari in via Corso Benedetto Croce, numero 18, di fronte all'ex caserma Rossani. Abbiamo la pagina Facebook del Caffè dei 100 Passi. Sì, assolutamente sì. Abbiamo anche la pubblicazione degli eventi sul Tacco di Bacco. E il nostro indirizzo, che è caffè dei 100 passi bari @gmail.com. E fate il caffè. E facciamo un ottimo caffè. Grazie a Rosario Moreno da Treviso per la regia. Ciao Rosario, ci sentiamo alle 22. Alle 22, un caloroso saluto alla vostra ospite lì. Ciao Rossella. Grazie, ciao Rosario. Ma ciao. C'è anche il caffè ristretto per me, se dovessi passare da quelle parti. Quello ma se tu non bevi nemmeno quello diluito a modo americano proprio, che, cioè mi rimani sveglio quattro notti, Bonella, solo col odore del caffè, quattro notti con gli occhi sbarrati come un gufo.
Grazie. È successo solo quella volta a Roma, ma per motivi lavorativi non mi risulta 4 giorni di seguito. Cioè, già è stato pesante un giorno di 48 ore di seguito. Ecco, immagina il resto. Ecco. Per quattro giorni immagina non il resto. Io non lo voglio immaginare. No. Stendiamo un velo pietoso per la diretta. Bene, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22 per la trasmissione Osservatorio Antimafia, sempre qui naturalmente su Radio Science. Ringraziamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net, e grazie a tutti voi ascoltatori per averci seguito. Ci sentiamo alle 22, a dopo. Arrivederci. Grazie. Vado a bermi un caffè adesso, mi ha fatto venire la voglia. Ti aspettiamo. Ciao.